Ciao, oggi parliamo di roba seria, ovvero i miei 5 giochi preferiti di sempre, videogiochi preferiti di sempre della PlayStation, perché se no se dovessi parlare anche di Nintendo eccetera non finiamo più, quindi preferisco fare questa classifica dedicata alla PlayStation. Allora, come al solito, classifica soggettiva, ovviamente questi giochi sono giochi a cui io ci sono particolarmente legato. Ci sono molto affezionato, quindi non per forza ci sono i giochi oggettivamente più belli di sempre. Ovvio, i giochi che ho messo li reputo molto belli anche oggettivamente, però sicuramente la componente affettiva la fa da padrona, no? Quindi niente, iniziamo con la quinta posizione. E al quinto posto appunto ho voluto mettere un videogioco che secondo me merita tanto di essere in questa top 5, ovvero Life is Strange, eccolo, un videogioco veramente che mi ha emozionato come poche altre cose al mondo, un videogioco a cui sono particolarmente legato, soprattutto appunto per il lato sentimentale, per quello che mi ha diciamo provocato dentro. Allora, per chi non l'avesse giocato, di cosa parla? Parla di questa Max, che è una ragazza di 18 anni, che è una studentessa presso un'accademia di fotografia e lì conoscerà la sua futura migliore amica, ovvero Chloe, che è una ragazza ribelle, un po' diciamo così fuori dalle righe, che è il contrario di Max, che invece è una ragazza molto più sulle sue, tranquilla. E proprio Max dovrà salvare, un'occasione, la vita a Chloe, e così facendo scoprirà di avere questo potere soprannaturale, ovvero di andare indietro nel tempo, di poter andare per poco tempo indietro nel tempo. E quindi questo potere qua però causerà conseguenze enormi, perché ovviamente cambiando il destino si crea questo effetto farfalla che ovviamente avrà insomma conseguenze drastiche sul futuro poi, no? Delle protagoniste. E questo è un videogioco veramente bello perché tratta di temi come il bullismo, come la violenza, anche sessuale, la depressione, le droghe. Insomma, comunque parliamo di tutti i protagonisti che hanno all'incirca 18, 20, 25 anni, anche più giovani, quindi insomma un'età cruciale. E più che altro dove ci sono tante situazioni, no? Come potete ben immaginare, dove uno ancora deve magari cercare la propria strada e si sbarrisce in vie più buie. E quindi la storia si sviluppa appunto tramite queste due protagoniste qua, Max su tutte, che indagano sulla sparizione di una loro compagna di scuola, che appunto sparisce misteriosamente, e quindi capiranno poi che nella cittadina in cui vivono ci sono parecchi lati oscuri. E quindi veramente comunque in generale è un videogioco che secondo me sa emozionare come pochi. Per le musiche, per i dialoghi, bellissimi dialoghi, per la trama, i colpi di scena, sicuramente è più che giusto che sia in questa mia top 5. E comunque vorrei ricordare, è una classifica comunque che bene o male potete scambiare il quinto posto col secondo, il primo, col terzo, perché sono giochi che più o meno reputo tutti lì, più o meno allo stesso livello. Al quarto posto ho voluto mettere invece un videogioco bellissimo come è Ghost of Tsushima. Questo videogioco che veramente mi è entusiasmato parecchio, perché a parte che io amo il Giappone, le loro tradizioni e mitologie varie, quindi insomma,
Ghost of Tsushima, immagino che voi lo conosciate già, però nel caso vi dico in breve la trama, ovvero racconta le vicende di questo esercito mongolo che invade un'isola giapponese per poi tentare di conquistare l'intero Giappone, solo che appunto si metterà in mezzo Jin Sakai, che è il protagonista, che ho adorato tra l'altro, che è uno degli ultimi samurai rimasti, che farà di tutto per cercare di, insomma, riportare la pace, di sconfiggere il nemico. E veramente questo è un videogioco, secondo me, stupendo, soprattutto per la grafica, per l'open world che è tra l'altro un videogioco platinato, è veramente è bellissimo da esplorare l'isola, è molto divertente il gameplay. Puoi giocare sia stealth che in maniera dinamica, che insomma, non, insomma uno non si annoia mai. Poi appunto la storia comunque è vincente, il protagonista pure, quindi insomma secondo me Ghost of Tsushima è immancabile e uno secondo me una persona deve giocarci assolutamente, perché insomma regala veramente bellissimi momenti. E quindi che altro aggiungere? È un videogioco che tra l'altro appunto ambientato nel XIII secolo, riproduce fedelmente comunque secondo me il Giappone, anche con diciamo cose più secondarie che secondo me arricchiscono ancora di più l'esperienza e ti fanno immergere in questo mondo giapponese bellissimo, feudale e basta, che altro aggiungere? Ah sì, per chiudere la cosa interessante è che comunque questo videogioco è ispirato in parte a una storia realmente accaduta. E quindi niente, adesso passiamo alla terza posizione. Ovviamente al terzo posto poteva mancare The Witcher 3, no. Quindi eccoci qua con questo veramente videogioco che meriterebbe anche penso, la prima posizione, perché insomma parliamo oggettivamente di un capolavoro, secondo me il miglior open world di sempre, con una veramente interattività immensa, uno può starci anche a giocare 500 ore senza mai stufarsi. Comunque The Witcher 3 perché mi piace così tanto? Innanzitutto per il protagonista, Geralt di Rivia, che è uno strigo, un Witcher, ovvero questa specie di uomo mutato con questi poteri che gli permettono di guadagnarsi da vivere facendo il cacciatore di mostri, professionista, per intenderci. E niente, è un personaggio tra i più clamorosi di sempre. Io insomma, l'ho amato alla follia per la sua personalità, per tanti aspetti di lui veramente unici. E quindi la storia si sviluppa appunto con Geralt che deve cercare questa, diciamo, la fanciulla della profezia, di questa profezia che è Ciri, questa ragazza che tra parentesi, vabbè, una figa come poche, possiamo anche dircelo tra di noi, e insomma questa Ciri che ha, diciamo, questo potere che è come se fosse un'arma di distruzione, ecco, che se finisse nelle mani sbagliate il mondo finirebbe, diciamo. E quindi c'è questa ricerca qua di Geralt verso questa ragazza che tra l'altro è, si può dire, la sua figliastra in maniera affettiva. E quindi il viaggio è veramente qualcosa di immenso, incredibile, con missioni secondarie, una più bella dell'altra, la storia principale non parliamo, nei personaggi azzeccatissimi. E poi appunto Geralt, che vabbè, Geralt, non voglio aggiungere altro. E menzione d'onore anche al gioco di carte che c'è sul videogioco, ovvero il Gwent, che veramente è un gioco secondo me bellissimo, nel senso di solito queste cose qua sono snobbate, no, nei videogiochi. Invece The Witcher è riuscito pure nell'intento di valorizzare appieno un gioco di carte che secondo me è molto divertente. Io non mi divertivo così a giocare a carte dai tempi di Yu-Gi-Oh! Quindi veramente è un gioco completissimo, emozionante, bello, insomma, tutti i pregi del mondo, ma uno su tutti l'open world che è qualcosa di inarrivabile, secondo me.
A sorpresa, al secondo posto ho voluto mettere Final Fantasy XV. E lo so che molti di voi storceranno il naso perché direte: ma come Final Fantasy XV? Ma è molto meglio il 10, il 7. Ci mancherebbe. So che questo ha i suoi difetti, però nel periodo storico in cui l'ho giocato, per me è un gioco con una valenza enorme. Veramente mi ci sono affezionato tantissimo, è un gioco che mi ha dato tanto e mi ha emozionato ancora di più. Insomma, parliamo di comunque un JRPG, secondo me, di alto livello. Insomma, Final Fantasy XV. In generale parliamo di una saga incredibile come quella di Final Fantasy. E che dire di Final Fantasy XV? È un videogioco che per me potrebbe anche stare al primo posto tranquillamente, per quanto mi è piaciuto, infatti l'ho anche platinato. E, insomma, parla di questo gruppo di amici, capitanati, diciamo, da Noctis, il protagonista, che è diciamo un principe, quindi insomma uno che è sempre stato abituato magari a essere servito, riverito, una persona un po' viziata che però nasconde anche un grande animo, una grande, secondo me, una grande personalità. Infatti è sicuramente un personaggio che mi è piaciuto tantissimo, accompagnato dai suoi, diciamo, non so neanche io come chiamarli, amici. Alla fine poi diventano amici, non sono, diciamo, suoi dipendenti. All'inizio sì, perché lavoravano per il suo regno, poi alla fine diventano amici. E sono tutti, secondo me, personaggi veramente a fuoco al massimo. E Prompto con la sua enorme simpatia, Gladio con la sua, diciamo, intemperanza, Ignis con la sua intelligenza, eccetera, e la sua pragmaticità. Quindi secondo me è un gruppo che veramente si connubia alla grande e ripeto, è un videogioco che mi è piaciuto tanto, che parla di comunque appunto loro che vanno, intraprendono un viaggio, solo che poi dovranno ritornare nel loro regno perché è stato, diciamo, colpito, assediato dall'impero nemico, che questo impero nemico ha anche ucciso il padre che era il re, cioè il padre di Noctis che era il re del regno. E quindi ovviamente Noctis dovrà tornare a casa e cercare comunque di riprendere il trono che spetta a lui. E in più c'è anche una storia d'amore bella con la sua promessa sposa, e ci sono tante, anche tanti tradimenti, colpi di scena. Insomma, secondo me è una storia comunque che vale molto, soprattutto con un finale molto toccante, commovente, fatto bene. Per non parlare comunque di questo open world che secondo me è bello, è divertente, intrigante, con tante creature da combattere, attività secondarie da fare, ma soprattutto le creature, ce ne sono certe che secondo me sono veramente molto belle e fighe da affrontare. Quindi sicuramente Final Fantasy XV è un videogioco che secondo me non lo so, merita di giocarci, merita perché è proprio bello, cioè, sì, assolutamente. Thing is forgiven. You here to fight the war? I love patriots. We are alone. Thank God you have come. They want to kill us all. I don't like women, partner. Hello, old friend. It's been a long time. Concludiamo in bellezza con un pezzo grosso della storia dei videogiochi, ovvero Red Dead Redemption 1. Quindi primo gioco della classifica per PlayStation 3, perché insomma fino ad ora avevo solo parlato di giochi per PS4, invece è giusto anche parlare di questo capolavoro come RDR1, che insomma, vabbè, c'è poco da dire, eh. Qua parliamo veramente di un gioco che ha fatto la storia videoludica insieme al 2, quindi parliamo comunque della Rockstar Games, quindi GTA, insomma, dai, non ho tanto da dire, cioè nel senso parliamo di un capolavoro come appunto Red Dead Redemption 1, con questo appunto genere western che a me piace tantissimo, con questo personaggio, il protagonista John Marston, che è uno dei miei personaggi preferiti di sempre. Diciamo, lui è il classico antieroe, questa personalità insomma molto conflittuale, però che secondo me lo rende un personaggio affascinante e unico nel suo genere. E, che dire, parliamo di un open world di nuovo a livelli
esorbitanti, cioè nel senso è un videogioco che non è uscito l'altro ieri, eppure ha una potenza anche narrativa incredibile, per poi appunto non parlare dell'open world, di quello che si può fare, delle esplorazioni varie che ci sono da fare eccetera, che sono bellissime, però insomma anche la storia in sé è qualcosa di unico e veramente indimenticabile, specialmente, e ovviamente non ve lo spoilerò qua nel caso qualcuno di voi purtroppo non ci avesse mai giocato sto capolavoro, e dicevo, è sicuramente il finale, voglio menzionare il finale di questo videogioco, secondo me è forse il miglior finale che abbia mai giocato nella storia dei videogiochi, finale veramente distruggente, toccante, strappalacrime, quello che volete, un finale comunque fatto da Dio, perfetto a suo modo, e per poi non parlare anche di una delle migliori espansioni della storia secondo me, ovvero Undead Nightmare, che questa espansione di Red Dead Redemption 1 è bellissima, divertentissima e anche insomma intrigante da giocare, perché comunque parla di zombie, parla appunto di questa epidemia zombie che si è diffusa per tutto, diciamo, per tutto il mondo in cui si gioca, e quindi c'è John Marston che deve cercare una cura, no? E quindi veramente Red Dead Redemption è un gioco completo sotto ogni punto di vista, è un videogioco che insomma io quando ci ho giocato ero un ragazzino e mi ha colpito veramente nel segno, ancora adesso ho dei ricordi indelebili e bellissimi di questo veramente gioco magnifico, e quindi non mi sento di aggiungere altro perché stiamo parlando insomma della storia, no? Quindi niente, dai, alla prossima con una nuova top 5.